provincia di Potenza per rialta specializzazione per cuochi già esistenti. Io sono andato a fare una lezione sulla cucina mediterranea e non si può pensare di poter parlare di cucina mediterranea senza conoscere il patrimonio che abbiamo, cioè il territorio. Le spezie che abbiamo noi, chi usa le spezie che mi arrivano dalla compagnia dell'Oriente, tutte le fertilizzate, basta uscire fuori dalla porta, e uno trova quello che vuole. Sono Tonino Napoli, cuoco del Pantagruel che gestisco insieme alla mia famiglia. Sono arrivato alla ristorazione quando sono andato in pensione, quindi molto tardi come età, circa 20 anni fa, ci troviamo a Rende, paese della Calabria e nel Cosentino. La ristorazione per me è un fatto di sangue innato e mi sono realizzato come uomo e anche in termini culturali. Non nasco come cuoco perché facevo tutt'altro, impegnato in altre cose, ma mi ha portato alla cucina la ricerca, la voglia e la conoscenza della mia terra e dei miei prodotti. Il sistema che utilizzo è quello di rispetto della natura, del mare, della montagna e poi metterla assieme nei piatti. E questa è la mia filosofia che mi guida. Diciamo che sono poi nato anche un poco fortunato per quanto riguarda il mio lavoro. Ad oggi faccio il presidente del Consorzio Assapori, che è un consorzio della ristorazione calabrese che mette assieme il meglio, così dicono, ma io ne sono convinto senza presunzione, della ristorazione calabrese. Mi diverto ad andare in giro a cucinare portandomi dietro il bagaglio della mia gente, di questa terra di Calabria. Diciamo che nella cucina di questa regione, come nelle altre cose, non è molto fortunata per quanto riguarda il parterre nazionale e internazionale, però stiamo crescendo e mi auguro che la cucina calabrese, quella di tradizione, dove la terra, il mare, la montagna e i prodotti della Calabria possano un giorno, e speriamo subito, diventare un elemento di discussione tutti i giorni per quanto riguarda la gastronomia nazionale e internazionale. Vi ripeto dove siamo a Rende, alle spalle abbiamo l'Università della Calabria, quindi non a caso ci troviamo in un posto dove la cultura la fa da loro. Questa l'ha fatta qui sono mentre 28. Qua io sono il più giovane, sono questo qui.